Allora, siamo in attesa di un passaggio importante, Protezione Civile Nazionale sta lavorando sulle linee guida che riguardano le grandi manifestazioni. Il contagio a livello nazionale ha fatto un salto di qualità, non sono più solo quelli che sono andati direttamente, diciamo, nei luoghi di focolai principali in Cina, ma sono anche persone contagiate qui nel territorio nazionale. Nelle Marche questo, al momento non abbiamo nessun caso positivo, ce ne sono tre che sono monitorati. Gli esiti arriveranno presto e comunque questo non toglie che, anzi, a maggior ragione, bisogna rafforzare tutte quelle attività di prevenzione che ognuno di noi può fare. La prima, più delicata e più importante, è quando si hanno dei sintomi che sono quelli che normalmente accompagnano un'influenza, non bisogna andare, ecco, quindi paradosso, in un pronto soccorso, ma chiamare il medico di medicina generale, che sarebbe il medico di famiglia, o il medico di continuità assistenziale, la cosiddetta guardia medica, perché vengono loro a fare tutto quello che serve dentro casa. Le precauzioni ormai sono state raccontate tante volte, evitare luoghi affollati, momenti in cui si lavarsi le mani frequentemente, non toccare poi con le mani non lavate, metterle in bocca, eccetera, per evitare queste forme di contagio. E, insomma, sono state raccontate frequentemente, sono tutte vere, vanno applicate, vanno utilizzate e servono proprio per fare il massimo in termini di prevenzione. Noi stiamo lavorando in questa centrale operativa alcuni da molte ore e lo faremo anche nei prossimi giorni. Se non abbassiamo la guardia senza creare inutili allarmismi, però si sappia, insomma, che c'è una grande attenzione. Tutto quello che è importante verrà comunicato ai cittadini man mano che emerge, dalle linee guida a tutto il resto. E sono già pronti, se serviranno, 57 posti per ospitare casi che dovessero rivelarsi, nel senso che la macchina non aspetta l'ultimo momento ma si muove per tempo, così come si lavora per proteggere ad esempio chi lavora in sanità, in modo che laddove abbiamo visto sono arrivati i primi focolai italiani, fra i soggetti interessati sono chiaramente i medici che vengono in contatto diretto con i pazienti, quindi si fanno scelte che devono servire a tutto il sistema per essere pronto in quello che servirà. Come dicevano, manterremo costante, questo ci tengo tanto, la comunicazione, l'informazione, la condivisione di quello che succede, perché non dobbiamo generare paura, ma dobbiamo ogni tanto, ognuno di noi, fare la propria parte e portare avanti il proprio impegno. Qui in questo tavolo abbiamo tutti i punti di riferimento istituzionali del territorio, dai tecnici esperti, la prefettura, ai rappresentanti della protezione civile, insomma, tutta la parte del GORES, che è l'unità che fin dal primo giorno segue l'evento. Tutti insieme, perché quando si collabora, si lavora insieme per offrire il meglio alla nostra comunità.